Negli episodi precedenti, Bear, Neil ed Eva stanno andando sempre più a fondo nel passato di John per scoprire tante cose, Alcune tanto carine. e altre tristi. Ma cosa scopriranno ancora? Scopritelo nel nuovo episodio di To The Moon! Allora, stanno a scuola? Sì, è scuola, lì c'è una lavagna. Ah, ok, quindi abbiamo saltato molto. Pouf! Forza, amico, tira fuori le palle. What the f... Eh? È Nicholas! Non è questo. Senti, forse non è una grande idea. Ah, adesso scopriremo perché si sono avvicinati alle medie. Oh, andiamo. Cosa vuoi che succeda? Pensaci un attimo, su. Caso peggiore, dice di no. Fai finta che non sia successo nulla. Nessuno lo saprà e tutti penseranno ancora che sei fico. E se lo dice a qualcuno? O mi grida contro? Wow. Non essere una fighetta! Io l'ho urlato Watts. Oh. Dice di sì, ma in realtà pensa di no. Oh, che carino. Dai, smettila di preoccuparti. Perché mai farebbe così? Se mi tirasse in faccia l'enciclopedia, culo. Ti uccide se ti tiri in faccia l'enciclopedia. Non ha neanche un elemento. Santo Dio, non sono affatto preparato. Amico, non andare nel panico. Raddrizza la tua spina dorsale e smettila di fare la fichetta. Sì, diglielo in faccia. Puzza, da lontano. Tutto andrà bene. Vai e basta. Ok, ok. Qui forse la invita al cinema. Che sto... L'ha proprio spinto. Ciao. Ciao. Mi senti? Sì. Forse non pensavo che stessi salutando lei. Allora perché non mi... Lascia stare. Quell'ornitorinco è molto carino. Grazie. No, niente, grazie. Cosa stai leggendo? Un libro. Scommetto che è I vestiti di un imperatore. Sono sicuro. Sugli ornitorinchi? No, I vestiti dell'imperatore. Oh, io beh... è fantastico. Se non sai nemmeno che libro è. Comunque. Ehi, vuoi andare? Fari. Che? Un libro sui fari. Forse. Sono rimaste esattamente 16 lenti di Fresnel di seconda categoria nei fari del nostro paese. 9 di essi sono costieri ed è stata modificata da uno storico faro con una lampada al cherosone. Ah, l'enciclopedia stava leggendo. Oh, è questo che stai leggendo? No, lo so a memoria. Può essere. È un genio, Reader. Ascolta. Vuoi andare a guardare un film assieme uno di questi giorni? Un giorno di questi, uno di questi giorni. Non lo so. Oh! Va bene, posso aspettare che tu ci pensi. Non posso. Ah! Perché? Non esiste data o luogo. Oh, che ne dici di questo sabato alle 8? Sì, sì. Vabbè, cioè, già sappiamo che ci andrà. Quindi. Però che carini che sono. Beh. Eva, credo che il sistema si sia bloccato. Sì. Oh, fantastico. Ah. Allora ci sentiamo per i dettagli? No, non voglio mai più vederti. Oddio, sei carino. Io allora... Woodson si sta... un bel facepalm. Perché Woods? Cosa? Perché mi sta guardando in quel modo? Ti aspetti che commenti quanto è stato impacciato? Ma non ti vede, eh? È un ricordo. Scordatelo, non ti dirò... non ti darò soddisfazione. Facci piano, era ancora un bambino. Infatti. Di tutte le persone che tu dovresti capire meglio. Cosa intendi
intendi dire con questo? Che anche tu sei impacciato. Chiudi il becco e andiamo. Chiudi il becco, non è il mio nome, sai? Ora lo è. Allora, andiamo. Stavo facendo una ricerca su di te. Ehi, in realtà se lo guardi dall'angolo giusto... Ah, piano piano ti stai innamorando dell'ornitorinco. No, non è vero, è proprio brutto. Piano piano sta sbocciando l'amore tra Woods e l'ornitorinco. Allora, andiamo. Che carino. Che diavolo hai combinato, amico? Cosa? Gli ho chiesto di uscire. No, è stato patetico. Se fossi stato te, le sarei andato in faccia e le avrei fatto. Ehi, tu! Uscire io e te adesso! Ma è terribile, infatti. Lo so, sarebbe comunque stato meglio di quello che hai fatto te. Alla fine ti ha tirato l'enciclopedia in faccia? Eh? L'ha fatto? Chiudi il becco, amico. Vedi? Non sono l'unica che dice che la gente... di chiudere il becco. Ed improvvisamente mi sento amato. Ah, ok, adesso si fa di nuovo lo stesso test. Ok. Allora, vediamo. Nella classe ci sono tanti colori qui dentro. Magari c'è qualche colore. Leonardo da Vinci faceva pratica disegno... faceva pratica disegnando uova. I barili sono come delle uova più grandi. Ah, perciò diverrete tutti più grandi di Da Vinci. Addirittura. Classe di geniacci. Qualcuno? Ci sono tutte e due, sono nella stessa classe, che carini. Qualcuno conosce la risposta? River la conosce. River, alza la manina, so che la sai. E va bene. Ah, la nazione non la sa. River. River, ho indovinato. Vuoi dare tu la risposta? Vai River, lo so che lo sai. Sei un genio. So che conosci la risposta. Vedi, lo so che lo sa anche lui, River. Stiamo aspettando River. Dai River, sei un genio. Mostragli la tua genetica. E va bene, allora dovrò... È salpato il 3 agosto del 1492 dalla città spagnola di Polas de Frontera, che è stata fondata nel 1322. E concessa alla Vlar Perez de Gustamatz, alla sola età di 14 anni da... Ok, ok, ho chiesto solo la data. Che un genio, River. Avete visto? Era tanto difficile? Oh, bene. Santo cielo, tutti quelli con la sua condizione hanno questa memoria fotografica. In realtà no, anche se credo che la loro memoria meccanica sia spesso molto forte. È River che è un genio. Qui stanno giocando ai computer, cose giocate. Sto venendo da questa parte. Sta venendo da questa parte. Alt tab. Che stavate facendo? Alt F4. Non mi fido di voi due lì. Queste dovrebbero essere le medie o... o cosa? Aperta solo alle ore di pasto, giustamente. Non mi fido di quei due ragazzi. Allora, risultati scarsi. Sarà meglio che la prossima volta andiate meglio. Un atrio. Potremmo utilizzare questo posto. Io non posso credere che nei suoi ricordi le linee del campo siano rettangolari. Perché come dovrebbero essere? Ah, queste forse dice. Ah, è vero, ma i basket non sono rettangolari. What the fuck? Ah, lui le ricorda rettangolari. Ah, giustamente. Allora, forse devo parlare con questo. Stanno facendo le flessioni. E va bene, hai vinto tu. E vai! Sì, saranno le medie, penso. Ah, non c'è nessuna altra roba qua. Questo spazzolone, che ne so. Ma sembrerebbe di no. Quindi vediamo se magari adesso tornando indietro c'è... Sì, ok, c'è qualcosa di nuovo. Sì, sala pranzo. Mangiano tutti. River, dove sei? Non mi interessa Johnny, voglio River. Dov'è River? Ah, narrazione. River è quella carina. Eccola, River. Allora, certo, è l'unica... Certo, è unica, una noia unica. Cosa? Voglio dire, basta guardarla. No, dai, non è noiosa, povera piccola. Che carina con i capelli arancioni che fa. Wow, i capelli arancioni. Allora, sta seduta da sola lì tutto il giorno con quell'inquietante pupazzo di una papera deforme. È un ornitorinco.
Ecco, non è una babbera deforme, è un ornitorinco. Che diavolo è un ornitorinco? Mettila a diventarti le parole. Nicolas. Comunque, sembra sempre assente, capisci? Come se provenisse da una... da un pianeta del tutto diverso, o qualcosa del genere. Lo so, non è figo? Ah, tipo, a volte leggo con un'intonazione abbastanza buona, e a volte leggo come una bibliotecaria addormentata. Allora, se ti piacciono gli alieni e quel genere di cose, forse sì. Ma seriamente, se vuoi sembrare strano, perché non esci con gli emo e i dark e basta? Beh, per prima cosa, non voglio rovinarmi i capelli. E poi, loro intendono emarginarsi dalle altre persone. Ascolta, Nick. È solo che non voglio essere un altro ragazzo tipico in un mondo di ragazzi tipici. Sì, sono alle medie, non possono fare questi ragionamenti alle elementari. Ma forse sono proprio alle superiori, no, penso alle medie. Non lo so, non ho la più pallida idea. E in che modo stare con lei cambierebbe la tua identità? Voglio dire, saresti solo un tipo che esce con una ragazza timida. Effettivamente. Non è semplicemente timida, Nick! È magnifica. No, c'è qualcosa di strano in lei. Essere strani non è una cosa buona, sai? Sai, almeno se lei vuole essere strana. Ah, forse sta cercando di essere come tutte le altre. E se lo facesse, spingerla dall'altra parte non l'aiuterebbe, non credi? Ascolta, Nick. Il punto è che so di cosa ho bisogno. E lei è quella che ce l'ha. Per cui la vuoi per quello che ha, non per lei. Infatti. Davvero freddo, amico. Spero che tu sappia cosa stai facendo. Certo che sì. Penso che tu stia nel torto, comunque. Ah, quindi è per questo che lei si è avvicinata alle medie. Penso alle medie, non ne ho la più pallida idea. Adesso mi sono messo la parola medie nella testolina e penso che nelle medie. Ricordo. Le persone non sono mai tipiche. Tutte sono uniche nel loro modo. Infatti. Quello è solo quello che dice tua nonna. Interessante. Aspetta. Quindi questo tipo è una specie di hipster di esseri umani. Suona un tantino disturbante. Sai, qualche volta mi viene voglia di prendere a schiaffi il nostro cliente. Sono le superiori. Tutti un po' bastardi. Quindi sono le superiori, non le medie. Dicevo. Vabbè. Ma hey, benvenuta nel club. Sì, effettivamente erano discorsi un po' troppo profondi per bambini di 14 anni o simili. Poi alle... ci sono le medie negli Stati Uniti. Sì. Non si chiamano medie, però ci sono. Allora, aspettate, quindi è questo quello che... aspetta. Quindi è questo che le doveva dire quella volta sulla scogliera. Penso di sì. Immagino di sì. E allora che ha dato di testa e iniziato a fare quegli inquietanti coniglietti, giusto? Perché le ha confessato questa cosa da chissà quanti anni fa? È una donna che sa veramente come tenere il broncio. Non la bevo. Sento che manca qualcosa. Allora sforza di più le meningi, Sherlock. Forza, credi che il nostro passaporto sia appoggiato proprio a quel tavolo lì, il cibo. Ah no, lo zaino. Dovrei... Non serve, non farò niente di stupido. E però ci serve un altro link mnemonico. Forse dobbiamo andare da lei. Aspettate, sono invidiosa di quel ragazzino. Sono invidiosa che questo ragazzino era lì ad aiutarlo a sposare un pianoforte. A spostare un pianoforte quando aveva i capelli bianchi. Vorrei anch'io essere ancora in contatto con i miei amici d'infanzia. Sposare un pianoforte. Adoro come ogni volta che troviamo questo affare ci garantisce un link mnemonico in omaggio. Deve aver lasciato una grande cicatrice nella sua mente, come ha fatto nella mia. Anche le olive in Salamoia ci hanno sempre dato un qualche link mnemonico in omaggio.
Sono convinto che le troveremo ancora una volta. Poi chi lo sa. Adesso Kame. Oh, santo cielo. Kame. Ehi. Non si fa, Eva. Non devi mai bloccare qualcuno nel mezzo di una Kamehameha. Cosa? Ah, prepara. Questa è la seconda volta che prepariamo questo zainetto qua. O forse era un altro zainetto quello. Oh, qui è piccolo proprio. Anche un pallone. E la madre. Sì, questa è la madre. Sembra Isabel la madre. Sì, era Isabel, sì. Sto andando a scuola, mamma. Divertiti, Joy. Il mio bambino. Cresce così in fretta. Sì, qui è più piccolo. Penso. Vediamo. Sì, è un po' più piccolo. Ah, se fosse stata una ragazza, avrebbe comunque chiamata con il nome del nonno. Non suonerebbe così male, infatti, Joy. Visto che finisci con i. Joy, giù e giù le. Suona carino. Se ti suona tanto carino, perché non te lo sposi? Mm. Ah, gelosa? Oh sì, molto gelosa. Ops, cliccavo i tasti. Ecco le olive in salamoia. Beh, non un'altra volta. Ah, di cetrioli in salamoia stavolta. Porca puttana, sono sempre... Ma perché mi fate leggere queste... Sono senza parole. Ti fa impressionare parecchio facilmente. Ah, mi fanno leggere cose sporcacciose. Allora, comunque... aspettate, qui c'era una lente. Diversi libri con titoli poco leggibili. Interessante. Vediamo se si fa anche di qua. Ok. Allora. Però devo dire davvero che la soundtrack di questo gioco è magnifica. È davvero magnifica. Mi piace tantissimo. Allora, qui dovrei trovarci due link. Forse il pallone. Ah, ok, il pallone è il coso. Po'. Pum. Push. Tipo, alcuni ricordi sono fantastici, altri sono giusto per, come questo. Intramezzo. Tra un qualcosa che... Oh, mio Dio! E un qualcosa di... Sì, vabbè. E cose simili. Per le sue teorie mnemoniche. Allora, completiamo questa roba. Facciamo così. Poi facciamo così. Così. E vai! 6 su 6! Ma non possono attivarlo direttamente. Scusa, se uno va da sta roba, si presume che voglia passare al prossimo ricordo. Scusami. Che senso ha? Forse è una partita di calcio ora. E River è andata a vederla e lì si sono visti per la prima volta e poi si sono abbracciati e hanno detto: "Ah, ti voglio bene". Allora, c'è di nuovo quell'odore di incidente stradale. No! Dove siamo? Eva? Siamo in paradiso. Che diavolo è quello? Coniglio gigante. Ho paura, aspetta. What the fuck? Case volanti! Ok, questo ricordo è un po' incasinato, mi sa. Quello è il suo prossimo ricordo. Sì, ma perché siamo così tanto la puta? Non ho idea. Sembra che non sia collegato assieme ai ricordi per ricostruirli. Ah! Oh mio Dio, non ne ho idea. Sembra che non stia collegando assieme i ricordi per ricostruirli. Credo sia un malfunzionamento nel sistema ADG del macchinario. Di nuovo? Credevo che l'ultimo controllo dovesse durare per almeno mezzo anno. Ah, quegli idioti del departamento mantenimento mi sentiranno. Ascolta, non preoccuparti. Abbiamo già salvato molta della sua infanzia. Ah, quindi forse dobbiamo uscire ed entrare. Potrebbe essere ancora capace di farcela.
Sì, perché cioè, quando hai a che fare con un computer, la prima cosa che ti viene in mente quando qualcosa non funziona è riavviarla. Oh mio Dio, il computer sta bruciando, riavviamolo, così magari non brucia più. Allora, va bene, non ho intenzione di parlargli di questo. Se riusciamo a farcela, non c'è bisogno che lo sappia. Beh, immagino sia tutto. Non c'è molto che possiamo fare qui. Sei pronto ai preparativi prima dell'attivazione? Prima le donne. Che strano però questo ricordo. È davvero strano. Che peccato. Io ci volevo entrare lì dentro. Oh. Cosa succede? Atto 2. Milioni di fari bloccati dall'estremità del cielo. All'estremità del cielo. Siamo tornati. Adesso si spaventa. Non le disturbi. Forse non si sveglierebbero facilmente, ma hanno bisogno di concentrazione. Ok, mi aspettavo una cosa che tipo gli andava vicino e Watts si svegliava facendo "Wah!" e lei si spaventava. Cioè, oh mio Dio, anche lei. Che cosa si... Ah no, siamo tornati all'inizio. Ok. Oh, e questo è tutto quello che so dirvi. Mi spiace. Scusate se non posso aiutarvi oltre. Allora ci faremo bastare ciò che abbiamo. Già, tutto quello che dobbiamo fare è collegare il tuo desiderio registrato di andare sulla luna alla tua infanzia. Poi ti tireremo l'interruttore e voilà. Poi tireremo l'interruttore e voilà. Sarai sulla luna in un batter d'occhio. Ho ancora una domanda. Se avete fatto sparire Lily, significa che potete alterare questo mondo. Forse vuole rivedere la moglie. Ah, ok, no. Allora, non potete semplicemente far accadere ciò che volete, realizzare il mio desiderio qui e ora. Tecnicamente funzionerebbe se questa fosse la tua vera memoria. Cosa intende dire? Intendete dire? Che cos'è tutto questo allora? Cosa sono io? Questa è solo una copia. Una tela sul quale lavorare, se preferisci. Mentre tu non sei nient'altro che un algoritmo scritto da Johnny. Abbastanza da copiare il suo aspetto, ma lontano dalla completezza. Tutto quello che possiamo fare è preparare questa tela in maniera logica. Ed allora, quando trasferiremo il tuo desiderio registrato dalla tua infanzia, la macchina genererà una nuova vita. Una dove il tuo desiderio controllerà le tue decisioni. Il risultato di quello verrà poi deciso solo dal vero John. Per cui vedi, anche se soddisfiamo te, tu sei solo un programma. Solo a lettura. Voglio dire, possiamo resettarti quante volte ci pare e... Adesso basta! Oh, non essere tanto sensibile. Non è reale. Lo sai bene. Se ci credi realmente, perché gli hai spiegato tutto questo? Infatti. Io sto cercando di risparmiare tempo. Andiamo. Via. Dottore. Sto bevendo! Mannaggia, un po' di rispetto! È davvero ciò che io sono. Ah, acqua. Ah, vabbè. Ah, tutto il lavoro di una notte. Ah, gli oggetti, 4 oggetti per ogni zona di età, fascia di età, penso di sì. Oh.
interessante. Ma è diventato un fantasma? Almeno avvisami prima di farlo. Che posso dire? Mi piace fare il capo. Ti chiederei se è una battuta. Ma ho paura che diresti di sì. Vediamo di sbrigarci. Mi sento ridicola in questa forma. Tutto quello che dobbiamo fare è trasferire il suo desiderio dall'ultimo ricordo al primo. Allinea due ricordi uguali agli angoli per trasferire fino in fondo il desiderio. In che senso devo allineare due ricordi uguali? Quali sono i ricordi uguali? Ah, forse ho capito, aspettate. Ecco qua. Yeah! Woohoo! Però, secondo me, nonostante il suo desiderio di andare là, secondo me resterà lo stesso con River. Non lo so. Cioè, di andare sulla luna. Ding! Questo è il massimo che abbiamo su cui lavorare. Pronto a premere l'interruttore? Mi conosci? Sempre pronto. E va bene, andiamo a vedere quali souvenir ci ha portato di bello dalla luna. Prima le donne? No, questa volta. No. No, forse no. Immagino che questa parte sia rimasta identica. Andiamo a vedere qualche altra parte. Forse devo... Ah, ok, devo ricliccare su di lui. Lo sapevo che le parti rimanevano identiche. Non lo so perché. Per me è così, non lo so. Sì, c'è ancora River. Uff, anche qui è la stessa cosa. Solitamente c'è almeno qualche cambiamento. C'è qualcosa che non va. Questi ricordi non stanno semplicemente succedendo di nuovo. Sono esattamente identici. Non è possibile. Il desiderio è stato trasferito, non è così? Certamente. Lo sapevo. Aggiornamento disponibile di robe. Non mi interessano gli aggiornamenti di robe. Dopo. Mamma mia. Ok, c'è qualcosa che non va. Come fa ad essere tutto uguale? Io sono solo una testa volante, che ne so. Cerchiamo di confermarlo. Andiamo a vedere il suo ultimo ricordo accessibile. Vai. Ultimo. Sì, quindi questo. Qui è un po' troppo presto. Entriamo più avanti per vedere. Ah, ok. Ultimo ricordo accessibile, è vero. Ultimo. Va bene. Sì, è questo. Vediamo. Questo luogo è identico al suo ultimo ricordo accessibile. Ho paura di sapere già come andrà a finire questo ricordo. Sono tornati delle personcine. Strano, però. Vediamo. Sì, è praticamente identico. Che cosa strana. Johnny? Che piacevole sorpresa. Non abbiamo molti visitatori da queste parti. Déjà vu, di nuovo. Il mio nome è dottore Eva Roselin e questo è Lorenzo Van Matteron. Ah, ok. Non ho intenzione di dirlo due volte. Dottor Nailwoods. Lei conosce l'agenzia Smigum di Generazione della Vita? Oh, voi due siete dell'agenzia? Che coincidenza, stavo proprio pensando di chiamarvi. Lily, portaci del tè, per favore. Eh? Lily? Ok, questa roba me la ricordo. Blocca anche lui. E adesso? Aspetta qui. Andrò a spedire di nuovo il segnale. Guarda se c'è qualche altro cambiamento.
trasferimento è sicuramente avvenuto con successo. Qualche cambiamento? Neanche un capello. Com'è possibile? Anche se il suo desiderio non è abbastanza, perché non c'è nessun cambiamento? Forse ha solo bisogno di essere stimolato. Direttamente dai suoi primi ricordi. I primi a cui possiamo accedere noi. Andiamo. Alla riscossa! Cipu! Cipu! Sì, ok, stiamo cipuando. Ok, no, noi possiamo accedere un po' prima. Il desiderio di Johnny di andare sulla luna forse ha bisogno di essere stimolato, eh? Gli fanno cambiare il film, forse. Sì! Mi hanno fatto cambiare il film. Ma che... questo... qua non è quello che hanno detto. Vabbè. Ti dispiace, River? No. Mi piace questo qua. E va bene. Allora andiamo. Oh, River. Piccolo. Blablabla. Swishante. Spero che questo... che questa spinta fosse abbastanza. Aspetta. Dov'è Neil? Neil! Sarà cavoleggiando da qualche parte. Hai visto To The Moon? Era un po' troppo pretenzioso, secondo me. Preferisco che i film siano più... oh, je ne sai scuola, cerco di pro. Io il francese. Dov'è Neil? Neil! Forse sta vedendo il film. E questo quante stelle gli darà? Verso la luna, tesoro! Oh, Harry! Santo cielo. Sono troppo stanca ed affamata per costruire un film. Meglio che vada a controllare se è cambiato qualcosa per John. Deve viaggiare attraverso John per vedere. Ah, ok, giusto. Scusa per averti fatto assistere a tutto questo, amico. Sulla luna. No, non è cambiato niente. È tutto identico. Però era dove una spinta da qualche altra parte. Tutto questo è ridicolo. Ok, sì, devo sempre andare attraverso. Tizia. Dai, ti dai le marone. Lily? Shh. Non sai niente. Shh. Ok, dove possiamo andare a dare una spinta? Ah, qui. Ah, magari un test sulla luna. Facciamo dare un test sulla luna. Non ho tempo per lei adesso. Ah, ok. Ah! Ho premuto qualcosa che non dovevo premere. Allora, vediamo. Alla fine hai tirato l'enciclopedia in faccia. L'ha fatto? Chiudi il becco, amico. Cosa ci fate qua, voi due? Sta iniziando. Andiamo a prenderci un posto libero. Aspetta. Non ricordo niente di tutto questo. Qualcosa deve essere cambiato. Ehi, non spingere. Oh, è Neil. No, è Neil. Neil che fa qualche cavolata. Qualche... Neil che fa qualche tipo roba su... che parla dello spazio. O qualcosa di simile. Tipo qualche conferenza. E dice, parliamo dello spazio e cose simili. Questo non è un vero cambiamento. Questo è... Posso avere la vostra attenzione, prego? Lo sapevo, Neil. Come già sapete, io sono un rappresentatore mandato dalla NASA in tutta la sua gloria. E sono qui per dirvi tutto quello che c'è da sapere. Vai, Timmy! Bel pianoforte. Wow, quello è stato terribile. Ma sto divagando. Piuttosto, so che molti di voi si staranno chiedendo, dovrebbe suonare me. Quante chance ho io di poter vivere un'avventura in un'altra terra? Inalare l'aria di Venere, nuotare in senso antiorario attorno agli anelli di Saturno? O forse semplicemente raggiungere un altro lato della Luna? L'altro lato della Luna? Beh, noi della NASA, alla NASA, crediamo che non abbastanza... che con abbastanza desiderio chiunque ha il potenziale
però sarebbe corretto abile potete. Allora potresti essere te. O te, adesso prende Johnny. O chi lo sa, te. Ma io non voglio andare sulla luna. E allora sei proprio fortunato. Aspetta, cosa? Perché no? Perché dovrei? Sono felice qui sulla terra. Beh, non vuoi andarci neanche un pochino? No. Perché? Neanche un pochettino pochino? No. Beh, come ufficiale reclutatore della NASA, mi appresto ora a darvi interessanti nozioni sulla Luna. Per cominciare, la Luna ha 4,5 milioni di anni. Giustamente. C'è molto da sapere sulla Luna. E sapete che la sua superficie è grande quanto l'Africa? È vero. Infatti, se provate a fare il giro della Luna in bicicletta, non dovrebbe essere tanto possibile con la bicicletta. Un pochettino difficile, perché non c'è molto più. Allora, inoltre ci vogliono 1.... secondi per la luce a viaggiare dalla Luna a noi. E guidando una macchina volante ci vogliono 130 giorni. Questa la sapevo. E ultimo, ma non meno importante, le persone che vanno sulla Luna diventano ricche e famose. E sappiamo tutti che i ricchi e famosi equivale a tante donne. E così si conclude la mia presentazione. Ricordate, la NASA vi dà il benvenuto, specialmente se sei una bella brunetta. Ah. Che? Beh, cosa ne dici? La NASA probabilmente non ti assumerebbe, ma immagino che era abbastanza appariscente per questo. Ho fatto del mio meglio. Vuoi andare a vedere se ha funzionato? Ma certo, torno subito. Non ha funzionato. Tornato. Mi ferisci? Totale fallimento. Lo sapevo. Diavolo. Ehi, non ti far scoraggiare. Sono sicuro che ci sarà, che ci sono ancora delle cose da provare. Eh già. Per esempio? Beh? Cosa? Non mi dire che non possiamo permetterci di finire con... Ah, Isabel. Ok, Isabel. Possiamo a malapena pagare il suo trattamento. Ma potete permettervi un biglietto per la lotteria lunare? Se vendete questa casa potete sicuramente. La diagnosi è certa? Sì, in effetti. Veramente abbiamo dei... Sapevate che la NASA ha un eccellente supporto sanitario? È vero, per lei e per la sua sposa. Cavalca quanto vuoi nello spazio. Stanno dando proprio da fare. Oh, guarda, un matrimonio. I miei più sinceri auguri. Ma eccovi un indovinello. Indovinate dove dovreste andare per la vostra luna di miele? Sulla luna. Ah, ci stanno dando proprio da fare. Ho paura che non cambierà nulla. River? Gli appaiono in casa. Vai sulla luna, cazzo! Sì, la finestra. Maledizione, vetro scivoloso. Johnny! John! Ah, lei si teletrasporta direttamente dentro. Ma che cavolo! Wow! Ew. Sai una cosa? Non credo che tutto questo stia funzionando. Non solo non sta funzionando, è proprio ridicolo. Siamo dei dannati professionisti. Non faccio questo lavoro per andare in giro a urlare tutto il tempo. Ah no? Ascolta, credo che siamo affaticati dalla mancanza di sonno. Se avessi saputo che ci sarebbe voluta tutta la notte, avrei portato del caffè. Concordo. Dovresti aver visto che film ho costruito prima. Quale film? Appunto. Comunque, anche se il tempo è importante, in questo modo non andremo da nessuna parte. Prendiamoci una pausa fino al mattino. Spero che Johnny riesca a resistere.
Io ho delle telefonate da fare. Allora? No. Siamo alla luna. Alla luna. Al faro. Ah. Wow. Non ha alcun senso. Per me, perché il macchinario non fa effetto? Non ha effetto, non fa effetto. Il desiderio registrato di Johnny di andare sulla Luna si è trasferito con successo e, ciononostante, non c'era neanche un cenno in lui di voler raggiungere la Luna dopo il trasferimento. A meno che in una condizione secondaria per il desiderio sia cambiata durante il processo. Sì, aver incontrato River. Solo così, lo stesso desiderio produrrebbe due finali differenti, due punti diversi del tempo. Ai miei occhi. È innegabile che River ha giocato un ruolo importante in tutto questo. Abbia giocato. Se c'è qualcosa che avrebbe potuto alterare il desiderio, lei sarebbe il principale sospettato. Ma di tutte le cose possibili, cosa esattamente l'ha causato? River. Che cosa hai fatto? Ah, si sta alzando il sole. Non abbiamo molto tempo a disposizione. Mi domando se a Nelly sia venuto in mente qualcosa. Andiamo a vedere. Nail! Sei qui da qualche parte? Nail! Nail! Ti voglio bene, lo sai? Oh, eccoti qua. No, capisco questa cosa, ma... Sta parlando col coniglio? Ah no, al telefono. Ok, hai controllato i registri? E perché questa informazione non ci è stata data prima? O dal dottore, comunque. Dove hai trovato quel caffè? Shh! Stai parlando con la base? Sì, dopo ti spiego. Ora shh! Credo di averlo lasciato sul letto di Johnny. Oh, sì, dove l'hai trovato? Credo che mi avessi... Shhh, avresti, no, avessi. Temporaneamente, ashta. Ma che fortuna. Beh, ho trovato il coniglio nel faro l'altra notte. Ce ne sono molti là, e nella cantina anche. Ah. Bene. Shhh. Di nuovo. E me ne vado. Tch. Addio. Voglio più. Non ti voglio più bene. No, no, non ho la più pallida idea di cosa dovrei fare ora. Oh, i miei occhi. Allora. Forse devo andare a cercare i bambini nello studio. Boh. Non ho davvero la più pallida idea. Ma mamma, non voglio andare a scuola. È domenica, tesoro. Shh, lasciamoli dormire. Sul divano. Io li voglio svegliare. No. I libri rovesciati qui. Cos'è? Perché ci sono dei libri rovesciati? Eh già, perché ci saranno quei libri? Scopritelo nel prossimo episodio di